Il ricordo sembra essere frammentato. Quanto tempo è passato? Qualche mese, credo. Quel virus non ci lascia accedere ai ricordi completi. Leggibili, ma in disordine. Tra poco nelle colonie scoppierà la guerra dei 7 anni. Concentrati sugli assassini. Daremo il massimo. Vero, Zuccone? La tenuta è triste ora che la signora Abigail e il piccolo Connor non ci sono più. Già, ho visto Achille piangere. È normale, no? È solo che non sembra triste. Sembra furioso. Mi preoccupa. Sta affrontando la perdita, come tutti noi. Lo so, ma sono passati mesi e non abbiamo fatto altro che cercare il manoscritto e la scatola. Le chasseurs ha una pista sulla scatola. Incontreremo lui e Chevalier a St. John. Anche Chevalier? Allora il mio umore non migliorerà. Quando Achille ha detto che chi possiede manufatti può accedere a luoghi di grande potere, che intendeva? Non credo di averci capito molto. Ne ho parlato a lungo con Adewale. Crede che la scatola possa proiettare parole o immagini. Tipo lanterna magica? Sarebbe? Dai, come la lanterna magica che padre Connolly metteva nel seminterrato della chiesa. La scatola aveva una candela dentro e davanti c'erano delle lastre di vetro. Noi vedevamo le immagini proiettate sul muro, come le cattedrali a Roma, grandi, luminose. Ah, sì, una cosa simile. Solo che interpreta anche lo strano linguaggio del manoscritto. Se le lastre fossero in latino, le tradurrebbe. Ma com'è possibile? Chi lo sa? Temo che non capiremo mai come funzionano i frutti dell'Eden. Liam, quale posto al mondo ha le ragazze più belle? Dipende da che cosa intendi per bellezza. Una fanciulla di Corfù e una di Oslo possono essere completamente diverse, ma entrambe belle. Sono opinioni come questa che definiscono un uomo saggio. Laggiù, Sofia! Beh, grazie. Una megattera! Beh, io avrei detto Lavana. Le ragazze lì hanno nati che seni mozzafiato e non si vergognano di metterli in bella mostra. Beh, senza nulla togliere alle ragazze di casa nostra, ovvio. Ma certo. Per me, a Galway ci sono le più belle e gentili. Sempre pronte a prestarti una moneta per una birra. Non mi dire. E poi quelle che ho conosciuto a Lisbona. Erano destinate al convento. Occhi scuri e molto ben disposte. Peccato che non parlassi portoghese. Non che si parlasse tanto in quelle notti, eh? Opinioni come questa definiscono un uomo in tutt'altro modo. Quasi, capitano. Le chasseur ci starà aspettando. Chevalier. Un piccolo prezzo da pagare per una pista sulla scatola. Ammainate! Ammainate! Ancora giù! Chevalier, che è successo alla tua nave? Mi sono infilato in un vespaio. Ho affondato 3 navi con tutto il loro equipaggio. Ma Lagerfaul ha quasi seguito. Spero che a te sia andata meglio, le chasseur. Certo. Le mie fonti dicono che Samuel Smith abbia girato in lungo e in largo per scoprire come si usa quella strana scatola. Ora è tornato dall'Europa. Dov'è adesso? Ripara la sua goletta.
Se ti sbrighi, potrai trovarlo. Ricordi quei progetti? Ho chiesto a un armaiolo di costruire quella meraviglia per la tua nave. I cannoni di Mastro Pacol sparano più di una brigata di artiglieri. E al doppio del ritmo. Grazie mille. Qualsiasi cosa per i miei amici. Capitano, mi unirò a voi in questo viaggio. Vogliamo andare, signori? Ti vedo di buon umore, Shay. Perché non dovrei? Ho una nuova arma e presto avrò anche l'occasione di usarla. E inoltre, i Templari sono sempre ben difesi e sono certo che Smith non farà eccezione. Mi sono permesso di ordinare dei miglioramenti. Ora la Morrigan è dotata di un ariete che può rompere il ghiaccio. Ho sentito parlare di una cosa simile, ma non l'ho mai vista all'opera. Che mi dici di Smith? È vicino? Eccolo lì! Un tempismo perfetto. La fortuna non smette mai di sorriderti. Ti ha visti! All'inseguimento! Non sparare! Non possiamo danneggiare la scatola o perderla in mare. Questa carretta non va più veloce? Almeno la mia nave è degna di solcare le onde, Chevalier. Il bersaglio è astuto, ma fuori da Polanyi. Che cosa ci faccia qui resta un mistero. Magari è venuto per incontrare qualcuno. O ha trovato i tuoi pirati. Sta riparando la nave. Perciò gli è successo qualcosa. Se fosse stato attaccato da un mio... È tornato da un lungo viaggio. Questa è la nostra occasione. Smith controlla gran parte delle ricchezze dei Templari. Se lo togliamo di mezzo... Washington ha dato la scatola dei precursori a lui. Deve avercela ancora. Scegli a ragione. Prima la scatola. Possiamo affondarla. Abbordiamo la nave o costringiamolo ad attraccare. Capitano, sta attraversando il ghiaccio. Non sei l'unico dotato di un ariete del genere, Shay. Beh, speriamo che funzioni bene. Funziona! La via è libera. La fortuna ti assiste di nuovo. Ma non perdiamo troppo tempo a festeggiare. Smith sta scappando. Attenti. Queste acque sono... È una trappola! Rispondetele all'inferno! Smith non deve scappare! Come on.
Non vedo la nave di Smith! Sbarazziamoci di queste distrazioni prima. Lo troveremo. Basta un colpo per il ghiacciato lì! Pronti a ruggire! Fuoco! Capitano, basta un colpo per liberarsi! Fuoco! Ecco Smith! Si muove di nuovo! E sicuro sperava di assistere alla tua figlia. Mi dispiace, ma devo deluderlo. Ed è ancora a portata. Sta facendo? Un'altra tattica dei Templari. Possono ricoprire intere zone dell'oceano con le fiamme. Attento, Shay! Rischiamo di finire in cenere. È solo un ultimo tentativo disperato di farla franca. Sa che ormai è nostro. Ci hanno colpito! Ora sappiamo dove stava andando. Il bastardo ha un accampamento. Seguiamolo a terra. Sparare vicino a quella preziosa scatola è fuori discussione. Vedrò di occuparmene io. Hold a moment! Dirai! Non può essere... No! Hai almeno idea di cosa sia? Un antico manufatto, creato da coloro che vennero prima. Sì. Non importa. Nemmeno le più illustri menti di tutta l'Europa sono riuscite ad attivarlo. Mi manca solo il manoscritto e tutto sarà svelato.